Prospettive tutt'altro che rosee per l'Abruzzo in un contesto di crisi generale in ogni settore e in vista dell'autonomia differenziata tanto cara al governo Meloni, sponda Salvini, ma che, secondo studi di illustri specialisti, farà perdere alla nostra regione qualcosa come 4 miliardi di euro. I vertici del PD Abruzzo e i suoi rappresentanti in consiglio regionale evidenziano un quadro generale drammatico a 6 mesi dalla rielezione di Marco Marsiglio, spiegando e motivando punto per appunto tutto ciò che non va. All'orizzonte intanto il varo dell'autonomia differenziata, sulla quale la maggioranza di centrodestra, a partire da Marsiglio, ancora si esprime ufficialmente, forse per non intaccare la suscettibilità dei colleghi romani, mentre, nonostante sia stato ampiamente superato il numero di firme per il referendum, continua la raccolta anche in Abruzzo. Noi abbiamo molte emergenze in questa regione che abbiamo voluto trattare oggi e di cui purtroppo la destra non si occupa, che non vede o fa finta di non vedere perché è troppo impegnata a utilizzare risorse per oliare il proprio sistema di potere e di comando. Abbiamo una questione legata al trasporto pubblico locale sul quale bisognerebbe investire per ricucire la nostra regione, invece la regione non investe e non fa altro che appesantire la situazione per le famiglie aumentando i costi del trasporto pubblico locale. La crisi del sistema agricolo, rispetto al quale tutti i ristori che erano stati promessi non sono arrivati, la crisi del sistema idrico con mezza regione che è stata quest'estate senza acqua, la crisi dell'economia, la nostra regione è fanalino di coda per crescita economica, è una delle poche regioni del paese che non ha recuperato i livelli pre-Covid, cala l'occupazione, aumenta la disoccupazione, insomma una regione che in questo momento non è governata. Noi abbiamo bisogno, rispetto a questo, di un'opposizione molto dura, molto forte e propositiva per disegnare un'altra idea di regione, una regione che torni a correre, che torni a occuparsi dei problemi delle persone. Sulla sanità, inoltre, il dramma è totale. 8 anni fa uscimmo, grazie alla giunta di centrosinistra, dal commissariamento della sanità, ci siamo tornati nei fatti. Cade la prima testa, che è quella di Damario, le ASL denunciano 200 milioni di disavanzo e nel frattempo prevedono una struttura di missione, ma tagliando 21.000 prestazioni, medicinali, dispositivi, servizi e producendo tanta, tanta attesa per quanto riguarda la diagnostica per le persone. È un fallimento su tutti i fronti. Di che cosa si occupano? Di leggi omnibus, di mance e mancette, lasciando purtroppo l'Abruzzo senza acqua, senza sviluppo, senza servizi, senza sanità e anche pagando di più un trasporto sempre più tagliato.